Siamo sulla nazionale qui che porta ad Archi, precisamente anche nella frazione di Gallico Marina. La situazione è così da tanto tempo, buche per terra, strade a colabrodo. Da quanto tempo è queste buche? Quelle buche è dai primi di novembre che esistono. C'era una perdita d'acqua che dai primi di novembre è denunciata, l'hanno sistemata avantieri, ma là sotto il problema è un altro, che 8 a 10 anni fa hanno messo dei tubi grossi da 1 metro e li hanno coperti perché il lavoro non è più stato svolto. Perciò fino a che si riempiono quei tubi sotto, le buche là si formeranno sempre, se non si interviene. Più volte avete segnalato, nessuno interviene. Allora, segnalato è da novembre che abbiamo segnalato questa situazione. Guardate queste, le macchine, guardate le macchine come passano. Questo è il problema. Ma, Nessuno interviene. no, dice, abbiamo segnalato, abbiamo segnalato, abbiamo segnalato. Questa è la risposta su ogni volta. Guardate come si comandava la facciata a casa di mio padre, ecco, voglio dire, che devo denunciare. Perché adesso, anzi, oggi hanno riparato l'acqua, ma fino a 3 giorni fa, per 2 mesi, sempre acqua scorreva qua. Perciò questa è la situazione che ci troviamo. Poi siamo sulla Nazionale di Gallico. Nazionale sotto. Nazionale di Gallico, Dove Archi. c'è l'ex multiservizio? E non vanno con il maggiusto, Da quanto tempo è che c'è queste no? buche? Ehi, cantate. Da molto. Da molto. E nessuno viene, nessuno interviene. Non vengono. Avete segnalato al comune? Penso di sì, vuoi segnalare. Domandateci qua, quello di fronte. È un colabrodo questa strada. C'è da domandarlo, si vede.